Sicuramente il tratto della colonna vertebrale che fa più male è il collo, soprattutto in questo momento siamo molto davanti al computer. Il computer non è un grande amico della colonna vertebrale, scattano dei riflessi dagli occhi che mettono in tensione tutta la muscolatura della colonna vertebrale. Allora dobbiamo cercare di mobilizzare questo collo, ma bisogna stare attenti. Spesso, no, le persone fanno dei movimenti strani, vanno indietro. Questo è sconsigliatissimo, può creare dei grossi problemi anche di vertigini. Quindi come si fa? Si mettono le mani dietro la testa, così, e piano piano si fanno gli esercizi indietro, con po' tenute dalle mani, e poi si ritorna indietro. Magari si accompagna con un bel respiro, si inspira e si espira. Si inspira allungando tutta la colonna vertebrale, quindi in realtà questo piccolo esercizio mette in moto tutta la colonna vertebrale, poi si tiene giù le braccia, così si scende e si fanno delle rotazioni, bene, cercando di portare il mento più lontano possibile sulla spalla, bene, portando il mento più lontano possibile sulla spalla e poi si possono fare anche degli esercizi cercando di portare, di allungare il collo in questo modo. Quando si va indietro, sempre meglio utilizzare le braccia in maniera che la testa viene un po' sostenuta e non grava in maniera forte sul collo. Un altro esercizio molto importante, efficacissimo, è quello della ginnastica isometrica. Quindi si mette la mano in questo modo, si spinge la testa contro la mano contro la testa, si conta fino a 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, poi si cambia, si mette dall'altra parte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e poi con tutte e due le mani insieme si spinge la testa contro le mani contro la testa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e si conclude rimettendo le mani là, tirando un po', allungando un pochino la testa e poi si scende giù e si fanno due, tre bei respiri profondi. Sempre, possibilmente si può fare davanti a uno specchio in maniera che la persona si può osservare. Questa è una pratica meravigliosa da fare tutti i giorni.